Per vedere
diciamo che non mi trova allineato, facendo noi gli esercizi per il tiro, per il passaggio, per il palleggio, ma il lavoro è quello di porre l'attenzione su degli aspetti. Faccio un esempio banale, ad esempio quando faccio i corsi per gli istruttori, uno presenta un piano di lezione, alla fine cosa metto? 10 minuti di partita. Ma 10 minuti di partita cosa significa? Niente. Cioè se voi per voi partite dalla palla, via, gioca, fallo, passi, questo non serve a niente. All'interno della partita io devo porre l'attenzione su degli aspetti. La difesa, l'occupare gli spazi, il passarsi la palla, cioè io devo avere un'idea ben precisa e seguirla. E la stessa cosa vale per gli esercizi. Io ovviamente farò vedere l'esercizio di tiro e anche di passaggio. Però, sinceramente, io evidenzio gli aspetti che mi interessano in tutti gli esercizi. Diciamo che come idea, io ho quella che un concetto viene messo nella testa dei bambini e quando uno ne ha bisogno, lo tira fuori, lo applica. Faccio adesso un esempio banale, sto mandando questo anche allenatori, mini basket, basket, l'aiuto, insomma anche andando avanti, non è che io faccio un esercizio di rotazione, scarico, cioè io spiego cos'è l'aiuto, uno deve riconoscere la situazione, perché il problema è questo, molti sanno fare tante cose ma non sanno applicarle, dopo se ci sarà tempo, tutto perché il tempo qua è tiranno, volevo farvi vedere magari anche perché come insegno io il terzo tempo. Io ho provato un passo, un palleggio, facendo battere i piedi, mettendo in cerchio. E poi sono arrivato a fare, farò vedere un gioco, per applicare, perché il problema qual è? Non è insegnare la tecnica, il problema è sviluppare una capacità di gioco, sapere utilizzare le cose quando servono. Io mi coffo, non solo sbaglio, perché sbaglio anche il foco, no? Poi corrino, come fatto sbagliare il corrino? Lo so come si corre. Ci siamo. Allora, mettetevi tutti due passi in avanti e prendo Francesco. Vuoi essere preso? Io prendo un attimo. No dai, vai e... Chi è che lo prendo? Lorenzo, vai. Vai Lorenzo. Allora, la punta della linea di bianco. Questo è sempre sui lanci. State un passo indietro. Passi fatti. Grazie.
dall'altra chiedo anche comprensione, la proposta, se possibilmente magari riuscite a aiutare un po' di silenzio. Questa è la più grande. L'altra cosa
ma veloce che si aiuta a essere su voi, se trovi a essere mio, attacco. Arriverà il momento in cui
le generazioni forse sono talmente, ma sono talmente tante generazioni che forse si può cambiare capito. Parlo, sono qui, vabbè, io sono anche referente tecnico della Lombardia, nel senso che sono la persona di riferimento per il settore scuole nazionali in Lombardia, oltre anche ad essere mio malgrado coordinatore della commissione tecnica, sempre in Lombardia, che implica un po' di problemi, che comunque poi alla fine devi in qualche maniera decidere delle cose di scappare di società che costruiscono dei giovanili e non solo, e quindi sono ruoli abbastanza complessi. Le cose che dirò oggi sono esperienza personale, non sono quello che posso rappresentare come ruolo per il settore scuola nazionale, che è un ruolo che svolgo, parte delle mie competenze che vanno in quella direzione, però diciamo, oggi sono qua come responsabile del settore giovanile di una società, come dicevano, relativamente nuova, che dice anche facciamo attività di livello decente, con la fortuna di avere un comprensore in un territorio che è abbastanza vergine su quell'aspetto, nel senso che Bergamo e la parte del Bresciano rappresenta una zona dove noi possiamo fare reclutamento, pur non facendo attività di mini basket, produciamo delle squadre del settore giovanile nella zona di Bergamo a livello decente. Ringrazio innanzitutto la società Vita che mi ha dato questa possibilità di mi ha invitato a questo screening, ringrazio i ragazzi che poi sfrutteremo per qualche esercizio, ringrazio gli allenatori, qualcuno conosciuto, qualcuno ci conosciamo oggi, preparare i screening è sempre un motivo di miglioramento, nel senso che effettivamente poi quando ti metti a pensare delle cose spesso non ci avevi pensato e quindi vi ringrazio anche per questo perché è lo spunto per poter migliorare la propria attività. Prima di iniziare avevo bisogno di sapere, per alzata di mano, giusto per farmi un'idea di voi, delle presenze, quanti allenatori alleno nel settore giovanile. Ah, benissimo. Però mano, quanti squadre senior, quindi, giusto per avere un'idea, siamo abbastanza più numerosi quelli del giovanile. Quanti allenatori femminile? Ecco, io non ho mai trattato squadre femminili, mi trovo un po' in difficoltà, quindi parlo di pallacanestro perché effettivamente sono abbastanza incompetente, poi ci possiamo ragionare. E quanti di voi allenano da 10 anni? Non tantissimo. Dico, faccio questa domanda perché mi dicono, non sono io, ma dicono che per avere delle competenze, per arrivare diciamo, a competenze di buon livello, bisogna fare una cosa per almeno 10 anni. Quindi, giusto per avere un'idea, c'è molta gente che è in questo percorso. Io avevo intenzione di dividere la parte del mio intervento in due grossi tronconi, che non saranno più grossi, saranno molto stringati. La prima parte sono dei prerequisiti, diciamo, delle esercitazioni che poi mi servono per andare effettivamente a costruire con l'uso dei giochi a chiamata, chiamiamoli così, del miglioramento. Cioè, ovvio che io non potrei partire a fare costruire un gioco con una certa regola, con certe regole, con certi principi, se prima non ho fatto vedere che ci sono mille possibilità. Quindi questo è un po' il concetto generale. Prima cercherò in qualche maniera di far esplorare a loro delle cose e poi all'interno delle competenze che in questo momento matureremo, cercheremo di finalizzarle con un gioco a chiamata. Non so se ci riusciamo, però ci proviamo. Ok? Adesso ovviamente una serie di temi
quando non tratterò l'argomento tecnico, ok? Quindi non mi vedrete e non mi sentirete fare e dire palleggia, destra, passa, muovi il piede, non mi interessa il costume, ok? Vi sto cercando di far capire una tattica, che adesso non vi ho fatto niente capire io, hanno preso per conto loro, per cui giustamente, tatticamente, è opportuno andare da quella parte, probabilmente, poi c'è la parte in cui devo andare dritto, c'è la parte in cui invece devo cambiare verso. Via! E il difensore deve provare a prenderlo, capito? Dovete provare a prenderlo. Via! Via! Prima della metà campo! Prima della metà campo! Via! So, ok. Adesso dividetevi in due file. Dividetevi in due file la metà campo. Dividetevi in due file. Benissimo. Adesso Lorenzo. Lorenzo non palleggia e supera la metà campo. Voi due palleggiate, dovete prenderlo. Via! Via! Ragazzi, qua. Lì, potete prenderlo.